abbondanti dosi di arsenico e un'indagine per risolvere un autentico giallo del passato. Non è la trama del Il nome della rosa, ma una peculiare vicenda che ha per protagonisti due ricercatori danesi, che si sono trovati a scoprire una serie di antichi libri, avvelenati risalenti al XVI secolo sugli scaffali della biblioteca. Un'università Southern Denmark. Le passioni che i libri alimentano sono spesso divoranti. Anche le copertine possono essere alcune volte fatali, soprattutto se imbevute di arsenico. Come accade in una storia che arriva dalla Danimarca, e che ha dato inizio a un'indagine degna dei più grandi gialli del passato. I due ricercatori avevano infatti scoperto che le copertine di tre antichi libri, custoditi nella biblioteca dell'università, erano state ottenute riciclando pezzi di pergamene risalenti al Medioevo. Una pratica comune, raccontano, durante il XVI secolo, che li ha spinti a interrogarsi sul contenuto dei testi con cui era stata realizzata la brossura dei volumi. Ad una prima analisi si sono accorti subito di un primo difficoltà. Le pergamene originali erano infatti state rese illeggibili dall'applicazione di uno spesso strato di vernice verde. Per quanto l'opera sia realistica, alcuni potrebbero aver rifiutato un'idea di un avvelenamento da libro. Nel 1327, ma come spesso accade, la realtà supera abbondantemente la fantasia. Anche se non specificamente realizzati per intossicare essere umano, alcuni libri antichi possono davvero rappresentare un pericolo letale. Nome della rosa, bene una pratica in voga nei secoli scorsi, altamente tossica, a cui si ricorreva per proteggere i volumi da insetti e formazione di microorganismi. Il pigmento, noto come verde di Parigi, in epoca vittoriana, veniva molto usato per dipingere quadri, ma anche pareti domestiche e vestiti, provocando non poche morte, perché si credeva che solo l'ingestione provocasse decessi. Nel tentativo di superare un ostacolo, hanno pertanto condotto sui testi delle analisi utilizzando una tecnologia chiamata microspettrofotometria XFR. Tecnica che permette di identificare i materiali presenti su un campione attraverso raggi X e analizzando lo spettro. Una pratica molto diffusa anche in ambito storico-artistico, in quanto consente di ricostruire testi e disegni antichi senza compromettere gli originali. Un'autentica moda, conclusasi bruscamente quando ci si rese conto che l'arsenico contenuto al suo interno una delle sostanze tossiche più pericolose al mondo, capace di provocare sintomi di ogni intensità, da semplici rash cutanei, a gravi lesioni, disturbi intestinali, nausea, diarrea, fino ad arrivare ai tumori. Per la fine del 1800 la tintura a base di arsenico non veniva già più usata, e per questo i due ricercatori ritengono di aver risolto l'origine della vernice presente sulle copertine dei libri. L'ulteriore curiosità è che, in alcune circostanze, l'arsenico può trasformarsi in arsina, un gas tossico. Durante l'epoca vittoriana, per esempio, l'arsina causa numerosi problemi, poiché composti all'arsenico erano usati per decorare le carte da parati. Onde evitare sorprese, i tre volumi rinvenuti in Danimarca sono ora custoditi in scatole separate all'interno di un armadio ventilato.